Buongiorno, oggi inauguriamo una rubrica sulle aziende di Acquaviva delle Fonti che innovano e che si stanno insomma trasformando, stanno evolvendosi in base anche alle evoluzioni del mercato. In particolare oggi cominciamo con l'azienda D&L o D&L se vogliamo dirla in inglese, che è un'azienda che produce contenitori e vaschette per alimenti. Sì. Ora siamo qui con Felice De Marinis, che è il titolare dell'azienda, che ci racconta, ci spiega come si sta passando, ecco, la differenza tra, sembrano quasi uguali, comunque queste sono le vaschette tradizionali e queste sono invece le vaschette interamente biodegradabili. Ci puoi spiegare, diciamo, di cosa si tratta? Sì, diciamo che noi nell'arco del nostro trascorso produttivo abbiamo iniziato con prodotti totalmente vergini, quindi in totale, diciamo, conformità con quelle che erano le leggi del tempo, quindi sempre esclusivamente in materia plastica, per poi spostarci nel frattempo in prodotti che già vengono incontro a quelle che sono le nuove esigenze del mercato e soprattutto dell'ambiente. In particolare produciamo già da qualche anno contenitori e vaschette in PET che è fatto per il 90% da riciclaggio di plastica di post consumo per bottiglie, quindi tutte le bottiglie in plastica che noi utilizziamo giornalmente vengono raccolte tramite, diciamo, dei consorzi, in particolare il Corepla e in particolare il CONAI, vengono rilavorate e quindi riestruse per poi essere utilizzate nuovamente con i nostri impianti per produrre appunto di nuovo una vaschetta, quindi una vaschetta che ha, diciamo, una seconda vita, e questo lo si può fare fondamentalmente all'infinito. Per poter mitigare anche, diciamo, comportamenti che purtroppo, come dire, noi esseri umani continuiamo a perpetrare sia nei confronti della terra e anche nei confronti del mare, ci sono, diciamo, delle ulteriori innovazioni in termini di materiale con l'avvento appunto del cosiddetto PLA e del cosiddetto Mater B. In particolare il PLA, che è quello che utilizziamo noi, è un materiale di provenienza naturale, viene dal mais, tramite un processo di lavorazione con enzimi e, diciamo, processi che non sono fondamentalmente chimici, riusciamo ad avere una foglia, un semilavorato che noi utilizziamo per fare la vaschetta, che è completamente biodegradabile e 100% compostabile. Ovviamente i costi di questo contenitore sono molto più alti di quello tradizionale, però, come dire, dobbiamo in un certo senso cercare di venire incontro alle esigenze dell'ambiente. Sì, perché noi spesso appunto siamo ormai, nuotiamo in un mare pieno di plastica e di rifiuti di tutti i tipi, e anche per questo molti comuni, e lo farà anche Acquaviva, ci adegueremo alle nuove indicazioni europee sull'abbandono della plastica, e quindi un po' tutti dovremo abituarci, sia come consumatori che come commercianti, a rinunciare il più possibile all'utilizzo della plastica, nucce, di bicchieri di plastica, eccetera, eccetera. Quindi su questo faremo anche delle indicazioni. Quindi sostanzialmente questa azienda si sta completamente adeguando a, sì, quelli che sono... Noi, diciamo, ci stiamo ovviamente adeguando a queste nuove esigenze, ovviamente... Ormai lo slogan plastic free, diciamo, è uno slogan, come dire, conosciuto da tutti. Ovviamente dietro queste dinamiche ci sono tante situazioni che vanno analizzate di volta in volta, e soprattutto perché ci sono delle soluzioni di confezionamento che attualmente è impossibile sostituire. Generalmente noi parliamo quantomeno dei prodotti monouso, non del packaging in generale. In particolare, per esempio, anche noi stiamo, diciamo, affrontando dei nuovi investimenti. A ottobre arriveranno degli altri impianti con i quali andremo a produrre vassoietti in cartoncino e non più in materia plastica, proprio perché soprattutto il cosiddetto street food, quello che oggi, diciamo, molto sta prendendo piede, quindi sia l'asporto che il consumo diretto, diciamo, per strada, il cosiddetto street food, ha abbandonato, un po' per le direttive europee, un po' per le ordinanze comunali, ha abbandonato
quasi completamente, diciamo, tutta la plastica e si è spostata proprio sui vassoietti in cartoncino, e quindi anche noi ci inseriamo, avendo perso quella quota di mercato, dobbiamo sostituirla con l'avvento appunto di questi nuovi prodotti, quindi ci stiamo adeguando con ulteriori investimenti per poter, diciamo, mantenere la quota che in questo momento si è, tra virgolette, sospesa. E questi cosa sono? Ecco, questi sono i cosiddetti prodotti dello street food, sono, diciamo, i prodotti che attualmente sono stati sostituiti, hanno sostituito i contenitori classici in plastica, e su questa stessa, diciamo, lunghezza d'onda, se passiamo praticamente anche su quest'altro, diciamo, su quest'altro settore, abbiamo tovaglie, tovaglioli, contenitori per l'asporto, come per esempio questi, che sono tutti fatti in polpa di cellulosa e quindi non più in plastica. Ovviamente sono biodegradabili e compostabili normalmente, come fosse, diciamo, una parte restante del cibo, quindi viene smaltito nell'umido. Anche, diciamo, la tecnologia ci sta aiutando in un certo senso, perché ci sono anche altri prodotti che stanno sostituendo anche addirittura i vassoi in alluminio. Queste sono delle vaschette sempre in polpa di cellulosa, che però possono essere messe sia nel forno tradizionale che nel forno microonde, ciò che invece per esempio l'alluminio non è in grado di fare, ovviamente neanche la plastica. Quindi, diciamo, sempre di più, diciamo, ci sono dei ritrovati che in un certo senso ci stanno aiutando a un po' svincolarci dal cosiddetto settore classico tradizionale della plastica. Ovviamente, ripeto, ci sono delle nicchie anche ancora molto importanti, che sono necessarie alla conservazione, non al packaging e quindi al confezionamento puro e semplice, ma alla conservazione dei cibi, che ovviamente per tutta una serie di, diciamo, necessità, come dire, chimico-fisiche, non è possibile sostituire, quantomeno per il momento. Poi vedremo in futuro che cosa ci regalerà la tecnologia, in un certo senso. Compostabili, quindi, diciamo, sono fatti, diciamo, con prodotti naturali e sono praticamente facilmente smaltibili come compost, quindi sempre nell'ottica del non andare a smaltire nell'indifferenziato, quindi sempre quello è il concetto, quindi cercare di tirar fuori una seconda vita da un prodotto che ha già dato, come dire, il suo primo approccio di servizio. Naturalmente questi hanno un costo maggiore. Ovviamente costano di più. Più o meno in percentuale. Diciamo che siamo tra le 3-4 volte in più rispetto al classico. Però ovviamente c'è un costo di partenza dei materiali che è molto alto, non è tanto nel modus operandi, cioè nella produzione, ma è nella base, cioè nel materiale, che ovviamente ha un costo maggiore. Sì, questa è l'area produttiva dove appunto noi produciamo questi contenitori. In questo momento proprio stiamo producendo proprio un contenitore per la gastronomia, quindi per i supermercati, in PLA. In particolare questo è un prodotto che stiamo vendendo alla catena Megamark. Sarebbero praticamente i cosiddetti DOC, ok? Quindi anche loro stanno iniziando, diciamo, a rinnovare un po' quello che è la tipologia di packaging, e stiamo anche noi fornendo loro questi nuovi prodotti, che ovviamente hanno un impatto, diciamo, inferiore rispetto a quelli che ai classici prodotti in PET. Che sono praticamente estruse con questo materiale, appunto chiamato PLA. Queste bobine vengono, diciamo, passate attraverso questa macchina che si chiama termoformatrice. Il materiale viene riscaldato e viene termoformato, cioè c'è un intervento praticamente tra aria e vuoto, e quindi abbiamo materialmente la formatura delle vaschette attraverso praticamente degli stampi con i quali poi noi diamo, diciamo, le varie forme e le varie, diciamo, tipologie, diciamo, di arredo. Successivamente la vaschetta viene fustellata, quindi tagliata perimetralmente, e ovviamente successivamente viene poi infilata e confezionata per la vendita.
il materiale di sfrido risultante dalla lavorazione, questo però accade ovviamente per qualsiasi tipo di materiale, sia che sia biodegradabile, sia che sia classico in un certo senso, viene poi trattato da noi in una, diciamo, attraverso dei mulini che vanno a sminuzzare, a macinare queste carcasse, diciamo così, che si creano, e poi vengono rivendute al fornitore che riestrude questo materiale con un nuovo prodotto, quindi nuovo prodotto da poter termoformare. Allora, queste in particolare sono le cosiddette bobine del nostro semilavorato da cui noi partiamo. Ovviamente qui vengono stoccate quelle, diciamo, fatte in materiale plastica classica, mentre quelle in PLA vengono stoccate all'interno perché sono molto delicate. E poi tutto il materiale di risulta, cioè tutto quello che viene prodotto come sfrido, viene poi macinato attraverso degli impianti tali poi da diciamo, essere confezionati in questi big bag che vengono restituiti e rivenduti al fornitore, il quale poi riprovvede a riestrudere, quindi a rifornirci di nuovo la stessa materia. Quindi è un prodotto, non si butta niente, non c'è inquinamento di niente, non smaltiamo niente, tutto viene utilizzato praticamente al 100%. Diciamo, in quest'altra area ci sono invece tutti i prodotti da noi commercializzati, con i quali noi serviamo vari settori, diciamo, del packaging in generale, quindi dai supermercati a pub, ristoranti, grandi comunità, e soprattutto abbiamo un'area dedicata ai prodotti appunto bio, che adesso stanno iniziando, cioè sono diventati sempre più, come dire, importanti nel catalogo degli articoli, che sono fatti appunto in PLA, polpa di cellulosa, legno, e insomma prodotti che sicuramente hanno un impatto ovviamente molto inferiore. E da quanti anni state, diciamo, aumentando questa produzione? Beh, diciamo che questa nuova tendenza è un paio d'anni che man mano diciamo è diventata sempre più crescente. Adesso poi è, diciamo, diventata quasi come dire, un passaggio obbligato, perché poi con le varie ordinanze ovviamente come dire, c'è stata proprio la necessità di dover mettere a punto nuovi diciamo, articoli, nuovo packaging in un certo senso. Qui vediamo per esempio borse bio. Che cosa, esatto, sono? Queste sono le shoppers che voi praticamente trovate al supermercato, sono le cosiddette buste biodegradabili, quelle che praticamente quando andate a fare la spesa sono quelle che vi danno al supermercato, sono a norma e che possono, diciamo, essere anche utilizzate, sono esattamente per l'organico, e quello che, diciamo, in poi, sostituzione di quelle, esatto, delle buste che noi invece siamo sentiti. Sono a norma, ovviamente queste sono tutte, diciamo, certificate tramite appunto tutta una serie di certificazioni che sono apposte su ogni singolo shoppers, dove ci sono dei codici su cui si può, con i quali si può anche risalire al produttore e quindi vedere effettivamente se questo produttore è concessionario del marchio del Vincott in questo caso, cioè se è effettivamente uno che utilizza un prodotto, quindi una materia prima che è biodegradabile. Perché ci sono anche falsati. Perché ovviamente ci sono tanti fake, tante, e ovviamente questo poi ha degli impatti su quelli che sono i prezzi, i costi di questi prodotti, perché ci sono tanti che ancora utilizzano, tipo per esempio nei mercati rionali, c'è tanta gente ancora che utilizza la vecchia busta in HD, che è praticamente fuori norma, fuori legge, da ormai saranno 4-5 anni che è passata la nuova normativa sulle shoppers. Ecco, anche per quello che riguarda chi non vuole effettivamente utilizzare la vaschetta per questioni di praticità o per questioni, diciamo, come dire, diverse, abbiamo sempre la cosiddetta carta, che è sempre distribuita da noi. Questa è una carta cerata con cera naturale, e questo tipo di trattamento ci permette di avere una certificazione tale da poter certificare appunto lo smaltimento di questa carta qui nel diciamo nell'umido, e quindi praticamente nella raccolta del biocompost. Ciò che invece attualmente con le carte tradizionali, che sono degli accoppiati, cioè carta e plastica, non è possibile fare, perché devono andare invece nell'indifferenziato, quindi con un ulteriore costo maggiore di smaltimento proprio del prodotto, cioè del rifiuto.
affrontiamo un tema complesso e anche delicato. Sì. Possiamo arrivare ad un risparmio per le pubbliche amministrazioni, ma anche per i cittadini attraverso queste forme di materie, questi materiali? Beh, certo, perché sicuramente la componente, come dire, più impegnativa da un punto di vista di costo per lo smaltimento è l'indifferenziato. Gran parte dei prodotti che vengono utilizzati per il packaging sono frutto di come dire, mix di prodotti, quindi nella maggior parte dei casi vengono smaltiti nell'indifferenziato. L'indifferenziato, sappiamo tutti, è quello che è il costo, è il rifiuto che ha il costo maggiore di smaltimento. Riuscire a differenziare meglio sicuramente ci dà la possibilità di abbassare come dire, questo costo. Se poi andiamo anche a farlo con prodotti che vanno nell'umido è ancora meglio, perché abbiamo anche un ritorno, diciamo, dell'utilizzo dell'umido stesso. In più, anche per una questione di comodità interna, quindi sicuramente risparmiamo da un punto di vista di costo proprio del rifiuto come umido rispetto all'indifferenziato, e anche da un punto di vista di comunità, di comodità, come dire, che possiamo avere nelle nostre case, noi l'umido lo smaltiamo 3 volte a settimana. Ciò che invece noi facciamo, non facciamo con la plastica o con l'indifferenziato, che lo facciamo una volta a settimana, quindi siamo costretti ad accumulare molto rifiuto all'interno delle nostre case. Naturalmente, questo... perché ciò avvenga, diciamolo, perché poi magari i cittadini pensano che sia immediato questo risparmio e spesso non lo ritrovano e si lamentano, perché ciò avvenga è necessario che ci sia un sistema di impianti. Sicuramente che ancora non c'è. Questo è diciamo la parte debole di tutto questo sistema. Ecco perché bisogna essere anche cauti quando si prendono come dire, delle decisioni nei confronti di qualsiasi tipo di materiale, come lo si sta facendo nella plastica, perché automaticamente determinati consumi si sposteranno su altri materiali che dovranno essere differenziati, e se non ci saranno o non ci sono come dire, gli impianti tali per poter fare questo, si tramuteranno ovviamente in indifferenziato, e quindi i costi, invece di diminuire, sicuramente potranno anche aumentare. Quindi il segreto è anche questo, quindi le amministrazioni, ma soprattutto la politica in generale, deve tener presente questo. Ecco perché quando si parla di plastica e di plastic free, che sicuramente è un argomento molto di attualità, tanti non conoscono quelli che sono i retroscena e quelli che sono gli effetti collaterali che diciamo il rinunciare a utilizzare determinati materiali come la plastica può creare, perché chiaramente andare su prodotti naturali come per esempio il mais ti permette, cioè dovrai poi aumentare quelle che sono le quantità, quelli che sono gli spazi per la coltivazione, quindi c'è consumo di terra, c'è consumo di risorse naturali che ovviamente in questo momento con la plastica tu non hai, quindi ci sono tutta una serie di effetti collaterali che bisogna comunque tenere presente. Allora, noi diciamo una cosa, che sicuramente non possiamo dire con certezza che tutto questo porterà un risparmio, però possiamo dire che noi a tutto questo però siamo obbligati dalle emergenze di questo pianeta che sta diciamo al collasso, e addirittura si prefigurano scenari devastanti nel giro di pochi anni. Quindi noi dobbiamo comunque seguire questa strada, e sperando che tutto questo, anzi facendo pressione perché tutto questo porti a poi un risparmio. Beh, effettivamente è così, perché poi alla fine ci sono come dire, delle priorità poi da individuare. Ovviamente la salute, come dire, del nostro pianeta è quella più importante, al di là di quelli che possono essere i costi. Ovviamente il tutto deve essere fatto in maniera coscienziosa, non solo da parte dell'amministrazione, ma soprattutto da parte di noi cittadini, che dobbiamo capire una volta per tutte come ci si deve comportare nei confronti dell'ambiente, soprattutto nello smaltimento, soprattutto nel riciclo, e magari anche, diciamo, cambiando un po' le nostre abitudini, perché ovviamente è da quello che nasce tutto. Perché poi se vogliamo essere sempre troppo comodi, ovviamente questo si tramuta in un utilizzo eccessivo di risorse, e in questo caso di packaging, che ovviamente alcune volte è superfluo. Il monouso in particolare è un aspetto, tra virgolette, negativo di questo, di quello di cui, che sto dicendo, insomma, il troppo utilizzo di prodotti che vengono utilizzati una volta e poi dispersi. L'agroalimentare, no? Beh, sì.
Amore, ti faccio queste domande. I tuoi clienti. Allora, volevo chiederti, Felice, diciamo, quali sono i fornitori, qual è il settore, diciamo, economico che più si rifornisce da te? Sicuramente la grande distribuzione e anche il settore dell'ortofrutta. Ovviamente anche nel settore dell'ortofrutta si sta assistendo anche qui a un, come dire, un ripensamento di quelli che sono, di quello che è proprio il packaging, compatibilmente con quelli che sono poi tutta una serie di situazioni, tra cui le catene del freddo, il trasporto che questi prodotti devono subire, perché ovviamente la maggior parte è tutto export, quindi va tutto, diciamo, nel nord Europa per la maggior parte. Ovviamente si sta cominciando a pensare e a sostituire alcuni articoli con il cartoncino, cosa che noi, per esempio, come dicevo prima, abbiamo investito nell'acquisto di alcuni macchinari che faranno anche questo. E poi soprattutto anche nella pompa di cellulosa riciclata. Infatti stiamo avviando una partnership con un'azienda, ahimè, francese, che è molto più avanti in questo, diciamo, nel questo tipo di situazioni, cioè che preservano sempre di più quello che è l'ambiente, che già sono da decenni utilizzano questo tipo di materiale. Materiale che sicuramente avete già visto nei cosiddetti telai per le uova, quelli di carta riciclata. Ecco, stanno applicando lo stesso tipo di concetto alla vaschetta per l'ortofrutta, e quindi anche lì sostituendo la stessa con quella in plastica. Quindi anche lì si sta assistendo man mano a uno spostamento, diciamo, del mercato verso prodotti che siano più ecosostenibili. Ovviamente sempre con i cosiddetti limiti che dicevo prima. Un'azienda come la tua che fa packaging per l'agroalimentare, che sta compiendo questa transizione verso il green per crescere ulteriormente? Sicuramente di integrazione, sicuramente di sistema. Molte volte siamo sconosciuti al nostro dirimpettaio, al nostro vicino. Sapere far conoscere al sistema, quindi diciamo al tessuto soprattutto locale, quali sono le aziende e che cosa producono, sicuramente aiuta diciamo a fare appunto più sistema. Quindi piuttosto che andare ad acquistare da aziende magari che vengono dal nord o magari anche dall'estero, molto probabilmente ci sono delle situazioni in cui questi prodotti è possibile ritrovarli a 100 metri da casa. Questo sicuramente è un qualcosa che le amministrazioni, sia comunali ma anche regionali, possono fare. Ci sono oggi, con la tecnologia, è molto facile far conoscere e integrare, come dire, aziende di produzione. Bisogna appunto che ci sia qualcuno che lo faccia, perché lasciare sempre e solo lo sforzo alla singola azienda, ovviamente anche soprattutto poi dovuto a quello che è il nostro tessuto imprenditoriale fatto da piccole aziende che magari non hanno la capacità proprio economica di affacciarsi su determinati mercati, sicuramente in un processo di integrazione di sistema diciamo, l'opportunità è molto più facile da cogliere. Ecco, questo sicuramente è un, diciamo, un lavoro che le amministrazioni, parlo in generale, possono fare nei confronti delle aziende locali.